Allora, vediamo di trovare la pagina, eccolo qua, specifiche tecniche take off. Allora, vediamo un po' di bianchetto. Proviamo con questo, no, pennarello forse è troppo grande, proviamo con l'abiro. Com'è che si scrive pure MTOM? MTOM, ecco fatto, fatto. Ma ragazzi, cosa sto facendo? Ve lo spiego dopo la sigla. Allora, intanto una precisazione, stavo scherzando, non stavo modificando il manuale dell'Audel Nano Plus, però c'è chi l'ha fatto, perché io in rete ho visto girare dei PDF con questa versione fantomatica 2.0 del 2024, in cui avevano modificato la scritta dell'Audel, scrivendoci per appunto Maximum Takeoff Mass, MTOM, la sigla che per l'appunto è obbligatoria dal regolamento appunto europeo, per permettere di volare i droni messi sul mercato, non prodotti, ma immessi sul mercato prima del 1º gennaio 2024. Ora io devo dare un merito a questi geni della lampada, che in effetti si sono inventati molto probabilmente un business. Per fortuna che è stato subito, diciamo così, la fake è stata subito smascherata, quindi non ci sono problemi. Però effettivamente ho tagliato i miei capelli e adesso vi spiego anche perché ho tagliato i miei capelli. Ho perso una scommessa. Mai e poi mai avrei pensato che effettivamente si potesse essere una soluzione apparentemente semplice. Odio fare questo gesto, però vabbè, ormai l'ho fatto, per risolvere il problema appunto dell'MTOM dei droni legacy, chiamiamoli così, quelli non marcati, anche se effettivamente sotto il peso di 240 o fino al peso di 249 grammi. Ebbene, DJI è stata la prima a inventarsi, forse anche a seguito delle varie lamentele di tutti gli utenti nei vari forum, di fare il discorso non tanto della retromarcatura, di cui qui abbiamo un esempio, tra l'altro, apro un'altra parentesi, queste sono le etichette per la retromarcatura che mi sono arrivate ormai un po' di tempo fa, a seguito della richiesta di mettere, diciamo, retromarcare il mio Mavic 3 Classic. C'è una procedura ben precisa, molto semplice, si fa dall'applicazione, si sceglie appunto l'assistenza e si rispondono a tutte le domande e gli arriva, chiaramente arriva a casa questo oggetto. Nel mio caso non è stato così semplice perché nell'applicazione non mi compariva tale indicazione, ho dovuto appunto aprire una chat vera e propria con un operatore che è stato molto gentile, mi ha spiegato tutto e effettivamente sono arrivati questi adesivi dove abbiamo quello con l'indicazione appunto dei decibel, le varie marcature da mettere con l'etichetta da mettere sulle braccia e sul corpo del drone e anche il manuale aggiornato con scritto C1. Ma questo è il processo di retromarcatura che appunto DJI ha fatto su alcuni droni, non tutti, per gli altri, quelli appunto tipo il Mini 2. Quindi su tali droni, tipo anche il Mini 3, il Mini 3 Pro, eccetera, che vogliono i droni vecchi e parlano anche dell'R2S, ne ho dato notizia, guardate qua appunto il video che ho fatto. Bene, comunque DJI si è inventato questa procedura di immettere sul proprio sito ufficiale, premetto, pardon, il manuale in formato PDF in lingua inglese, attenzione a quello che sto dicendo, che riporta il termine MTOV, con la W che sta per significare, tradotto in italiano, massa, peso massimo al decollo e non massa massima al decollo, come prevederebbe l'articolo 20 del regolamento 947 del 2019. Ebbene, c'è una piccola differenza, anche qui ne abbiamo parlato, abbiamo fatto un articolo che ha avuto molto successo, molta cosa, in cui cerchiamo di spiegare che fondamentalmente, anche se dal punto di vista fisico c'è una grande differenza tra peso e massa, però dal punto di vista aeronautico diciamo che i termini, soprattutto considerando che voliamo sul pianeta Terra, che il peso è considerato al decollo, quindi appoggiato sul terreno, non c'è questa grande differenza e può essere accettabile. Ma tolto questo, ho perso la scommessa, quindi mi sono dovuto tagliare i capelli perché non pensavo questa roba. Ma oltretutto c'è anche una buona notizia che voglio portarvi oggi, è che i possessori dell'Absanzino Mini Pro e dell'Absanzino Mini SE
hanno ricevuto anch'essi il manuale d'uso in italiano, grazie un pochino all'insistenza anche dei vari dell'assistenza italiana, che ha insistito, perdonate il gioco di parole, per ottenere questi manuali. Manuali che al momento sono presenti in italiano solo per questi due oggetti, quindi lo Zino Mini Pro e lo Zino Mini SE, però comunque è già una gran bella cosa, e riportano il valore di MTOM, quindi quelli, per quelli non c'è neanche la discussione da fare. Perché ho specificato il discorso lingua inglese e lingua italiana? Perché se vogliamo entrare e fare i cavillosi, se così vogliamo, il manuale utente dovrebbe essere redatto nella lingua dello Stato membro. Ora, vabbè, secondo me, prima che scoppi una polemica che gli integralisti del regolamento dicono ecco, vedi che te l'avevo detto che c'era chiesto, ma sì, lasciamo stare, facciamocelo andare bene, sono più che convinto che sia assolutamente a norma e regolare. Poi magari la stessa DJI metterà anche i manuali in lingua italiana o nelle varie lingue localizzate per i vari paesi. Questo è un pochino il succo del discorso, quindi qualcuno di voi ha detto, ma come fai a fare tutti i tuoi video senza mai fare dei tagli, sempre parlando così in modo fluente? Beh, è semplice, basta che non mi si blocchi il microfono, come è successo, e adesso, vabbè, lo devo ripetere, ma comunque avevo già finito. Stavo dicendo che in attesa che anche altri produttori, ho qui adesso tra le mani appunto Autel, ma immagino che anche altri produttori vogliono fare la stessa cosa, mettono effettivamente la dicitura MTOM o MTOV sui loro manuali, vi invito a iscrivervi al canale, mettere un like a questo video e in attesa che faccia meno freddo e che magari mi ricrescono i capelli, vi auguro buoni voli in sicurezza e ci vediamo alla prossima. Ciao!